ragazzi, e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua tornati su Yandere Simulator, una cosa che in realtà, anzi un video che in realtà non facevamo da un bel po' di tempo. Questo gioco non lo porto da in realtà un bel po' e avevo fatto soltanto veramente pochi episodi, quindi l'hanno aggiornato veramente tantissimo. So che sicuramente l'avrete visto da un sacco di parti, da un sacco di persone, un sacco di youtuber, però non so perché in pratica, cioè avevo questo Yandere Simulator lì così lasciato a se stesso. Ogni tanto ci gioco, perché ogni volta che fanno un aggiornamento ci gioco, però appunto so che l'avete visto da un sacco di persone, lo conoscete tutti credo, insomma, ok. Quindi allora, in realtà, come potete vedere, ci sono le mission mod, però in realtà in questo episodio non volevo fare le mission mod. Perché? Perché visto che comunque abbiamo fatto pochi episodi, io direi comunque di andare a vedere tutto insieme. Perché, ripeto, so che l'avete visto da un sacco di persone, da un sacco di youtuber, però comunque voglio vederlo con voi come se fosse la prima volta. What? Questi non l'avevo mai visti. Perché? Perché? Che è sto roba? Ma che c'ha delle piume di piccione dentro la... non lo so. Vabbè, fanno schifo. Questo no, no, no. Sembra una medusa, che è? No. Allora, sinceramente, aspetto, perché io mi mettevo sempre alcuni. A me piacciono un sacco questi. Facciamolo bello, il nostro senpai. Allora, io praticamente lo metto sempre così. Gli occhiali no. Ok, io lo metto sempre in questo modo perché mi piace veramente tantissimo. E poi metto sempre questo in realtà perché mi piace veramente un casino. Ok. Allora, la prima cosa che in realtà... no. Ok, la prima cosa che in realtà vi volevo far vedere è il fatto che appunto mi sembra che nell'ultimo aggiornamento forse hanno aggiunto la piscina. Ok, hanno aggiunto la piscina e vorrei vederla insieme a voi. Ok, tanto cambiamoci le mutandine, non lo so, io mi metto in realtà sempre questa qui perché è veramente carina. Poi vabbè, qui il nostro coso brutto di senpai. Qua ci mettiamo le foto, magari poi, magari tipo alcune ce le mettiamo, ma dai, magari stalkeriamo un po' il nostro senpai e mettiamo le foto lì. Ok, eccoci qua nella nostra scuola. Se non mi ricordo male, l'ultimo diciamo episodio che abbiamo fatto, che forse era tipo il quarto, proprio non me lo ricordo, magari questo è il quinto o il quarto, non me lo ricordo, avevamo tipo fatto oddio, aspettate, era ancora una scuola tipo vecchissima di 100 anni fa, mi sembra, che faceva veramente schifo. Quindi ok, praticamente io che cosa volevo fare in questo episodio? Volevo comunque andare a vedere un po' di club che potevamo vedere comunque, perché come potete vedere già dall'inizio è cambiato veramente un sacco. Poi praticamente noi abbiamo queste scarpe, come potete vedere, perché la gente si è imbucchiata tutta lì? Non credo che dovrebbe essere così, perché non è che la gente, cioè no, ok, i bug della vita, tutti là sono andati, cioè non c'era nessuno da quest'altra parte. Qui ci mettiamo intanto le scarpine perché noi siamo una bravissima yandere, ovviamente, ovviamente. E praticamente io volevo andare a vedere allora, praticamente ovviamente intanto che cosa possiamo fare? Possiamo intanto, oddio, sto morendo con gli occhi, a fare la cosa bella di Saki. Ciao Saki, sì, ti faccio fare... oh. Sì, sì, il tuo reggiseno è andato perduto, ci pensiamo noi ragazza. Ok, quindi noi ovviamente dobbiamo andare a prendere questo cavolo di reggiseno, di cacchetta, che c'ha gli stessi colori dei, c'ha gli stessi colori dei suoi capelli, che non so come fa ad averli di quel colore. Comunque, ecco là la piscina, dov'è? Eccola. Uihi, la piscina, intanto andiamo a vedere la piscina, poi fate come volete. È cambiato tutto ovviamente, mi sembra che comunque abbiamo fatto un sacco, un po' di cosine anche negli altri episodi, ma era proprio una cosa vecchia, abbastanza comunque, forse l'ultimo episodio non era proprio vecchio. Però che cosa vi voglio far vedere, perché ovviamente io la piscina l'ho già vista, non ci si può buttare dentro. L'unico modo per buttarsi dentro la piscina è questo qui.
prima di tutto ci teletrasportiamo appunto sopra, oh mio Dio, cos'è successo? E poi camminiamo dolcemente, lagga tantissimo a questa parte, non fateci caso. E ci buttiamo. Non fate caso che qui lagga tantissimo. Comunque, come avete potuto vedere, eravamo sopra la piscina, cioè eravamo sopra sospesi. Non so perché, credo che comunque la debbano migliorare, cioè non credo, è da migliorare. Decisamente. Ok, comunque se vedete che lagga un pochino, che alcuni pezzi in realtà lagga, però ok. Cioè, ok, vedete qui che c'è la roba carina? Bene, perché mi sembra che il capo, chi era il capo? Dov'è il capo del coso? Mi sa che non c'è ancora. Ah no, mi sa che è questo. Qui praticamente che cosa dobbiamo fare? Qui. Dopo aver fatto l'aggiornamento non si può entrare, vedete? Ecco perché noi dobbiamo sfilare la chiave a questa. Però non so se ci vede perché non l'ho mai fatto. Quindi dai, ma no! Dai, signora, si fermi! Anche perché non si possono uccidere queste. Queste per il momento ancora non si possono uccidere, è una cosa che merda! I don't know what you're trying to do, but if it's supposed to be a joke, it's not funny. Ah, non lo sapevo, ragazzi. Ok, allora forse questa volta starò più attenta. Che dobbiamo rapire Saki, su, dobbiamo rapirla. Q. R, merda, ho sbagliato, ho I cliccato E invece don't che R. know Sì, what ho you're capito, trying to ciao. do, No, per magari farla but finire di parlare, no. if it's supposed to be a joke, Senti, non ho it's not tempo di. funny. Allora, ricordiamoci il QR. Allora, ci rivediamo quando sono riuscita a prendere queste cavolo di chiavi. Know what you're Ok, trying basta, to raghi. do, but if it's supposed to be a Sì, ma quella joke, ancora sta parlando, it's not basta. funny. Non mi importa. Ok, non ci sono riuscita, anche perché non era proprio. Per il momento ancora quelle chiavi non ci servono, perché comunque io con la tastiera non sono molto brava, ragazzi. Quindi, cioè, faccio abbastanza schifo in realtà. Quindi. Possiamo stare, ok, sbrighiamoci. Eccolo lì. Eccolo. No, R. Bene. Ok, anche perché mi sembra che qui c'è il manga, vedete? Prendi. Lo prendiamo. Non ci serve, però prendiamolo lo stesso. Ok, sbrighiamoci, torniamo da Saki. Ok. Non la facciamo contenta e praticamente ci può seguire. Ora, di preciso, non so se poi muore o cose varie. Quindi facciamo una cosa. Facciamo così, abbiamo fatta. Quindi praticamente ora siamo appunto migliori amiche di Saki. E lei praticamente ci può seguire. Però ora dobbiamo trovare l'infermeria perché non mi ricordo dov'è. Che sono brava. Questa è la classe. Cos'è? No, però mi sembra, ragazzi, che vabbè, qui c'è la cosa per Cocona, niente. Meeting room non è perché non è. Mi serve l'infermeria, dov'è? Perché appunto, ah, qui mi sa che hanno cambiato. Sì, ecco, come potete vedere hanno cambiato qui. Veramente fantastico. Anche questo in realtà l'hanno cambiato. Poi magari uccidiamo un po' di persone con questo. Ah, ciao signora. Ok, però la cosa più importante in questo momento è trovare la cosa. No. Faculty room, no. Eccola qua. Ciao, mi scusi, mi scusi. Prendiamo ovviamente il tranquillizzante. Non so come si dice non so come si dica. Ok, comunque. Ora dobbiamo andare a chiamare Saki prima che. Debba andare a scuola, cioè debba andare al lavoro. Ah, c'è cosa lì, Cocona? Andiamo a sentire intanto che magari è utile. Let's just one more time, I guess it's okay. Intanto abbiamo meno 40 di How about tonight? reputazione, ma vabbè, I mean, ragazzi, let's comunque, go. magari questa potrebbe Let's go sempre tonight. esserci utile, questa informazione. Okay then. See you Quindi, tonight. intanto.
Ma ciao. Ok. Ciao. Intanto sappiamo questa informazione, se poi appunto può esserci utile, bene, se no non mi importa niente. No, lei mi serve. Follow me, please. Ok, ora dobbiamo soltanto andare a trovare quella che non mi ricordo. Dov'è? Allora, qui non ho, mi sembra. No, ecco appunto. Adesso andiamola a ritrovare, ragazzi. Ah, vediamo quando la trovo. Ah, ok, ecco qua. Ah, vedete? Mi sa che ci manca appunto perché la siringa. Cioè, no, no, no. Tranquilla. Ci serve appunto la cosa di biologia, ecco perché dobbiamo sapere cose di biologia. Quindi tranquilla, Saki, poi niente, andiamo a chiamare dal tetto. Facciamo, no, no, no. Facciamo così, clicchiamo 6, mi sembra. No, mannaggia. 7. Andiamo un attimo a scuola, vediamo questo cavolo di cose di biologia che in realtà non mi ricordo come si fa. Okay. No, mannaggia. Alla coda, ragazzi. Ok, abbiamo finito, sì. Allora, ora, in teoria, Saki dovrebbe andare sul tetto. Eccola. Saki, non devi andare a parlare. No. No. Ok, allora ci rivediamo quando ha finito tutto quanto il resto. Ok, raga, praticamente ora dobbiamo andare di nuovo a scuola. Sì, ma se ancora non è arrivata ecco, ora è arrivata. Ma io credo. Ok, beh, facciamo un attimo così. Là, ok. Praticamente, in teoria, ora. Cos'è sta roba? No, praticamente loro ora dovrebbero andare tutte quante al cooking club. Dovrebbero andare tutte quelle altre ragazze. Quindi adesso andiamo al cooking club, le aspetto un attimo e poi cerchiamo di rapire sta merda che trova ogni volta una scusa, mi ha rotto le scatole. Allora, dovrebbe essere qua. Sì, eccolo. Cooking. Quindi le aspetto un attimo e vediamo. Eccola qui, se riesco, mannaggia. Sì, guarda, ora mi dovresti proprio seguire che siamo perfettamente, sì. Allora, vieni con me, che ti porto in un bel posto, quindi ora dobbiamo andare a ritrovare quella cavolo di stanza che credo sia qui. No, 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 no. È di qua, ok, vieni, mi stai seguendo? Ma. Ah, sì, eccola, ok. Ma perché? Infatti avevo qualche dubbio. Ok, no, mannaggia, raga. Ma io dentro questa scuola mi perdo perché comunque non è che ci ha giocato una vita a questo gioco, quindi. Non me lo ricordo tanto bene. Ecco qui, vieni con me. Vieni con me. Allora, ma veramente lei è da Saki però, eh? Oh, vieni qui. No, 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 raga, no. Ok, fammi passare. Mamma mia, che incapace sta ragazza. Ok, tu rimani un attimo qui. No, ok. Oh, ok, tranquilla, tranquilla, Saki, no, tranquilla, ok, vedi come fai, è figa sta roba, ok, quindi Q, ti mettiamo qui dentro, ok, Saki, tranquilla, non succede niente, guarda un po', plaf, i capelli per fuori, ma ok, quindi allora, poi andiamo da qualche parte, beh, no. Allora, praticamente la siringa la dobbiamo buttare. Andiamo un attimo di qua, che se no ci scoprono e ci arrestano. Allora, tutte le cose che abbiamo fatto sono praticamente inutili alla fine, quindi dobbiamo andare a buttare la siringa. Ok,
Sono neanche quei tizi brutti. Ehi. Ehi. Non me la fa buttare. Mamma mia, raga, però. Posso buttare qui dentro sta cavolo di cosa? No, perché il fatto è che ora ci scoprono, perché non siamo riusciti a buttare questo cavolo di cosa. A meno che non facciamo una strage, magari. Perché? Allora, no, lei no, no. Andiamo sul tetto, magari. No, sto sul tetto, ho detto, ok. Perché qui non c'è nessuno? Ok. Quindi facciamo un attimo così. No, anzi, sì, qua c'è questo, quindi conviene ragazzi che puliamo. Dobbiamo pulire per forza, quindi puliamo, tanto non se ne è accorto nessuno. Ok, però ragazzi, comunque io direi di continuare nel prossimo episodio. Quindi io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!